Ciao a tutti, ciao a tutte, bentrovati e bentornati sul mio canale. Oggi sono qua perché voglio fare ancora una volta un gioco con voi, mettendo a disposizione la possibilità di rispondere a due domande. Allora, vi spiego un attimo come funziona, anche se è diciamo, una tipologia di video che ho già fatto in passato. Voi potete pensare a due domande dove una verrà sottoposta alle carte magiche delle fate, mentre l'altra domanda dovrà prevedere possibilmente una risposta che sia un sì o un no, e in questo caso andremo a rispondere attraverso il pendolo. Allora, procederò in questa maniera. Andrò prima a occuparmi di selezionare le tre carte, quindi a cui assegneremo tre cristalli, quello trasparente, quello verde e quello viola, e questa sarà la risposta alla prima domanda. Dopodiché, per ciascuno di questi tre cristalli andremo a sottoporre la seconda domanda per diciamo al pendolo. Quindi voi potete fare così: o potete scegliere una pietra che vi accompagnerà per entrambe le domande, quindi per tutta la durata del consulto, oppure sentitevi pure liberi di scegliere una pietra per quanto riguarda la prima domanda, quindi il gioco con le carte delle fate, e un'altra pietra di un altro colore per quanto riguarda il pendolo. Questo io lascio a voi la piena libertà. Benissimo, quindi adesso per un attimo andiamo a mettere via il pendolo, prendiamo le carte magiche delle fate. E andiamo a selezionare tre carte per quanto riguarda la vostra prima domanda. Ok? Benissimo. Allora, io mescolo il mazzo. Andiamo a scegliere tre carte. Questa carta sarà per il cristallo trasparente. Andiamo a sceglierne un'altra per il cristallo verde. E infine, prendiamone un'altra per il cristallo viola. Mettiamo via le rimanenti carte e vi invito ora a fare la scelta. Io vi suggerirei di scegliere fin da adesso la pietra corrispondente per la prima domanda e la pietra corrispondente per la seconda domanda. Mentre decidete come procedere, vi voglio ricordare brevemente un paio di cose. Allora, la prima cosa è che, come penso avete già visto forse in video, diciamo, pubblicati nei giorni scorsi, ho messo a disposizione di tutti coloro che mi seguono la possibilità di suggerirmi delle domande da sottoporre alle carte nei video consulti interattivi. Questa possibilità c'è ancora, quindi vi invito, se volete, a cercare nella mia community il post di riferimento sotto il quale, se volete, potete scrivere la vostra proposta. Oppure potete scrivermi la vostra proposta in maniera privata tramite tutti i contatti che potete trovare sotto nello spazio delle informazioni del video.
Quindi contatto WhatsApp, contatto Facebook, email e anche contatto Instagram. Se usate Instagram, mi trovate sotto la dicitura, diciamo, consulti interattivi Cleodice, e potete mandarmi anche un direct lì. Oppure Facebook mi trovate come Cleodice2. E invece, scusate, ma mi è suonato il telefono. E invece, mi trovate al numero WhatsApp 342 8357992, oppure la mia mail è cleodice@hotmail.it. Potete infine consultare anche il mio sito internet, che è www.cartomantecleodice.it. Comunque in alto nel video dovrebbe comparirvi il link da cliccare se lo volete. E quindi ecco, io vi invito a contattarmi per suggerirmi altri video, insomma, che vi piacerebbe vedere sul mio canale. Se poi invece desiderate chiedermi un consulto approfondito, contattatemi sempre attraverso questi canali e eventualmente prenderemo un appuntamento. Benissimo, io direi a questo punto di andare a scoprire le nostre carte. Quindi andiamo a rispondere alla vostra prima domanda, dopodiché ci occuperemo della seconda attraverso il pendolo. Allora, vediamo che carta abbiamo sotto il cristallo trasparente. Allora, abbiamo la carta della guarigione emotiva. La carta cosa ci dice? Ci dice che quando il tuo cuore guarirà dall'antico dolore emotivo, riceverai nuove benedizioni e amore. Questa carta, diciamo, ci indica senza dubbio che avete qualcosa da lasciare andare, qualcosa che appartiene al passato, che c'è un dolore riferimento al passato che ancora vi assilla e che dovete cercare di risolvere. Dovreste cercare di mettere da parte sicuramente la rabbia, il rancore e andare avanti, ricordando comunque che meritate sicuramente di essere felice. Questa carta simboleggia sia la guarigione emotiva, sia anche annuncia, diciamo, che ci saranno nuove esperienze che vi regaleranno una crescita personale e che in qualche modo sta per arrivare o vi state per preparare, diciamo, ad un nuovo amore. Ok? Allora, rimettiamo a posto questa carta perché dopo ci servirà il riferimento del cristallo per fare la seconda domanda con il pendolo. Andiamo a vedere sotto il cristallo verde che c'è. Allora, la carta di riferimento è chiedi quello che vuoi, lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Quindi attraverso questa carta, diciamo, le fate vi dicono di come in realtà sia importante chiedere, di come sia importante esprimere i propri desideri e quindi anche magari comunicare alle altre persone cosa vorreste. Cosa vorreste che loro facessero? Bisogna, diciamo, quindi cercare qualche volta anche di essere onesti e sinceri, ma anche trasparenti. Diciamo che se credete nella legge dell'attrazione, come io credo molto invece, insomma, io ci credo tantissimo a questo, potete proprio fare una cosa, potete fare un'operazione anche un po' di visualizzazione prendendo un foglio, scrivendo proprio il vostro desiderio, cercando di visualizzare la sua realizzazione mentalmente, chiedendo proprio all'universo che il vostro desiderio venga accolto. Quindi chiedete, 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 chiedete agli altri, ma chiedete anche proprio all'energia dell'universo. Adesso andiamo a vedere cosa c'è sotto il cristallo viola. Allora, la carta è questa e ci dice informati e fai delle ricerche. Hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questa situazione. Analizzala attentamente prima di procedere. Allora, diciamo che questa carta vi guida a cercare di prendere informazioni sull'obiettivo e sulle modalità, diciamo, di come poter raggiungere comunque il vostro obiettivo, sicuramente. Potrebbe voler dire tante cose. Diciamo che in qualche modo
Questa carta può significare che state cercando di prendere una decisione o di fare una scelta senza aver capito completamente la situazione. Quindi dovreste un attimino riflettere, anche capire se effettivamente quello che state desiderando è veramente quello che volete. E diciamo, dovete cercare di domandarlo al vostro io interiore, ok? In ogni caso, questa carta parla di cambiamenti positivi che sicuramente, quindi anche se magari cambierete obiettivo, anche se magari diciamo, prenderete diciamo, una decisione diversa rispetto a quello che volete, diciamo che senza dubbio troverete una strada anche migliore, ok? Questo senza dubbio è quello che le carte comunque vi stanno diciamo, in qualche modo suggerendo. Benissimo, io allora adesso andrei a fare la seconda domanda, sottoporre la seconda domanda, chiedendo appunto al pendolo la sua risposta. Vi ricordo che per la seconda domanda dovete aver scelto una risposta che è possibile rispondere con un sì o con un no, che quindi deve avere in qualche modo cioè un esito positivo o negativo, non si possono fare domande troppo elaborate. Ok, benissimo, io vado a mettere via, ecco, più avanti queste carte e vado a prendere innanzitutto il cristallo trasparente e andiamo a chiedere quindi prima, cioè il primo cristallo trasparente, seconda domanda, sì o no? Sì, la risposta è affermativa. Vediamo ora per quanto riguarda invece chi ha scelto il cristallo verde, sì o no? Purtroppo la risposta è negativa. Ora vediamo per quanto riguarda il cristallo viola. Allora, il cristallo viola ci dà un sì, ma proprio ha una grande energia questo pendolo. Guardate che giro ampio che fa, quindi è un sì molto molto forte. È un bellissimo sì, se ovviamente speriamo abbiate fatto una domanda la cui risposta affermativa è una risposta buona per voi. È un sì veramente molto deciso. Benissimo, io vi ringrazio, ho finito per oggi, vi ringrazio di avermi ascoltata e seguita fino a qua. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, ad attivare le notifiche, a farmi sapere se il video vi è piaciuto, a commentare e a farmi sapere quali altre domande vi piacerebbe vedere nei miei prossimi video. Vi auguro un grande bacio, buona giornata!